Signore e signori, bentornati sul canale della Legione Lenina. Io sono Tello e finalmente torno a registrare questi episodi. Effettivamente l'ultimo video registrato di Holly e Benji Forever risale a febbraio e adesso invece siamo a fine giugno. Devo dire che mi sono mancati molto. Ma fatte le dovute presentazioni, non perdiamo altro tempo e lanciamoci subito nel 17esimo episodio dei commenti brutti a Holly e Benji Forever. Mamma mia, da quanto tempo che non lo dicevo. Risulta anche difficile ricordarsi a che punto eravamo arrivati. Ah sì, si era appena chiusa la semifinale contro la Mambo di Julian Ross e ci stavamo avviando alla conclusione di questo torneo nazionale scolastico, che vi voglio ricordare, incluso le qualificazioni, fino a mo' è durata 3 episodi. Ebbene sì, sono finiti i bei tempi delle partite che duravano giorni e giorni, di quelle che iniziavano quando andavi alle medie e ti accompagnavano fino alla tua laurea magistrale. Qua in sto remake succede tutto molto velocemente. Beato te, io ormai sono più di 16 episodi che commento questa finale. Ma basta, qui c'è troppa nostalgia. Andiamo a vedere l'episodio odierno. La puntata inizia con Benji che passeggia lungo un sentiero, che data l'atmosfera sembra proprio attraversare i boschi di Silent Hill o la pianura padana. Vai a sapere. Non ho ben chiaro come faccia a sapere dove sta andando, e questo non tanto per la nebbia che lo circonda, quanto per la visiera del cappello che gli copre completamente gli occhi. Cioè, al massimo dovrebbe riuscire a vedere solo le punte delle sue scarpe mentre cammina. All'improvviso vediamo sbucare dalla nebbia una seconda figura, e vista l'ambientazione lugubre e i folti capelli che gli coprono gli occhi, sarei propenso a credere che possa trattarsi di Samara di The Ring. Data l'importanza di seguire alla lettera le etichette e i rigidi protocolli del galateo giapponese, il nuovo personaggio si presenta a Benji tirandogli una pallonata dritta in faccia. C'è da dire che la cosa non pare sconvolgerlo più di tanto, visto che bloccato il tiro gli restituisce anche il pallone. Posso sapere tu chi sei? Cioè, l'avesse tirato a me, come minimo glielo buttavo nel fiume. Fatte quindi le dovute presentazioni, cioè non proferendo parole e limitandosi a un sorrisetto di scherno, il tizio se ne va. E a Benji non viene in mente nulla di meglio da fare che guardarlo male. Cioè, boh, uno sbuca dal nulla e ti tira una pallonata in faccia senza manco presentarsi e dire chi è. Cioè, a quel punto le scelte sensate sono o inseguirlo per menarlo o scappare, se volete sapere la mia opinione. Manco fosse una cosa normale salutare la gente a pallonata in faccia. Eeeh, konnichiwa, Gennaro! Konnichiwa, Vincenzo! Cambio di scena. E vediamo l'incontro tra Holly e Benji con quest'ultimo che gli annuncia il suo ritorno in squadra. Come va la gamba? Non sarei qui se non fossi in forma. Ho fatto una domanda inutile. Holly. Io ti amo. Volevo dire. Grazie per aver mantenuto la promessa che mi hai fatto. Scusate, gag già fatta, lo so, però non ho resistito. Quasi dimenticavo. È tua. Ragazzi, scusate, ma sono solo io? O Holly ha appena tirato fuori quella fascia di capitano dalle natiche? Quasi dimenticavo. È tua. Ok, a quanto pare sì. Grazie, tienila tu. Visto dove la stavi conservando, non penso di volerla indossare. Ma cambiamo setting e andiamo a vedere come se la cava Mark Lenders. Lo ritroviamo nello spogliatoio mentre parla con il suo allenatore e ripensa all'ultima partita giocata contro la Flynet. L'ultimo contrasto nella partita contro la Flynet ha messo a dura prova il tuo piede. Manca poco alla fine dell'incontro. Mark Lenders scatta verso la porta della Flynet. La difesa della Flynet contrasta. Lenders supera indenne un duro contrasto e segna un bellissimo gol. La Muppet negli ultimi secondi guadagna un posto in finale. A quanto pare l'unica utilità di questa scena è farci sapere che Mark potrebbe essersi fatto male durante la finale. Ah, e che non vedremo la partita in questione. Segue poi scena riciclata integrale di quando la recruiter della Toho venne a dire a Mark che di un possibile ingaggio in squadra. La cosa che mi stupisce ogni volta di questo remake è che sono capaci di saltare o riassumere in pochi secondi intere partite o avvenimenti chiave per lo sviluppo dei personaggi e anche delle relazioni tra questi, salvo poi riproporre per intero scene inutili e già viste manco sai dicessi 10 puntate fa, no, letteralmente 3 episodi sono passati. Non scherzo, siamo all'episodio 9 e questa è una scena dell'episodio 6 e il cartone ce la fa rivedere per intero. Pause e silenzi compresi. Va bene, vado a dare un'occhiata ai ragazzi che si stanno allenando. Mi raccomando, Mark, voglio che vinca tu. E ci mancasse pure, visto che la squadra è la sua. Allontanatosi l'allenatore, entra nello spogliatoio il tizio simpatico di inizio episodio, che ovviamente è Ed Warner, questo lo sapevamo già tutti. Quello che non riesco a capire è perché va in giro anche al chiuso con un cappello con la visiera davanti agli occhi. Ah, poi altra stranezza è la frase con cui esordisce. Mi dispiace di essere in ritardo, sono arrivato stamattina. Sono uscito di notte, di nascosto. Allora, sei convinto? Certo, non voglio rimorsi.
Ma vista la sua tendenza a salutare gli estranei tirandogli pallonate in faccia, non mi stupirebbe se fosse evaso dai domiciliari, ma la cosa al momento non pare venire approfondita ulteriormente. Ad ogni modo, Mark appare molto felice della sua presenza e gli comunica che giocherà da titolare per la finale. A questo punto si passa al giorno successivo, o almeno io credo sia così, per quanto ci fa sapere il cartone potrebbero essere passati pure 5 anni. In ogni caso arriva a questo punto il momento della finale. La Muppet e la New Team si affronteranno per la finale del campionato giovanile di calcio. Lo stadio è pieno di tifosi entusiasti. A parte che di entusiasmo ne vedo ben poco, ma anche pieno di tifosi è contestabile, cioè io direi più che pieno di massa in forma di plastilina. Siamo venuti qui per tifare la New Team, non è vero? Sì! Patty giustamente chiede conferma della cosa perché non ne è sicura. Lei ha probabilmente appena ripreso i sensi e si è ritrovata con una bandiera in mano. Ritroviamo allo stadio anche i coniugi Hutton, cioè la mamma di Holly e Roberto Sedigno, che per questa partita hanno deciso di sedersi appena dietro i genitori di Arthur Foster e Bruce Harper. Cosa ci fai qui? Chi va dal negozio? Chi se ne importa del negozio? Voglio vedere la finale della New Team! Ottimo! Quindi a questo punto immagino che tutti gli abitanti di Shizuoka rimasti in città stiano festeggiando a base di macedonie e minestroni gratis nel frattempo. Ci viene mostrata la presenza in tribuna anche della recruiter con il suo autista, ma io in realtà vorrei che focalizzaste l'attenzione su questa coppia di sorelle entrambe affette da una rara sindrome di gigantismo degli arti superiori, poverina. Deve essere difficile vivere in quelle condizioni. E notiamo anche che Bruce Harper si è portato allo stadio buona parte della famiglia, visto che qua ritroviamo seduto suo cugino. È il momento di scendere in campo, e Holly si premura di comunicare un'importantissima informazione alla sua squadra. Mi raccomando ragazzi, vincendo questa partita noi vinceremo il campionato. Ah, grazie per avercelo detto, ma chi lo avrebbe mai pensato? Ok, grazie. Vediamo anche la Muppet scendere in campo, schierando il nuovo arrivato a difesa della porta. Porta che in questa inquadratura appare alta almeno 4 metri. Ed Warner, presa posizione, si prepara subito a eseguire esami della prostata a chiunque gli capiti a tiro. O almeno così sembra in questa scena. La partita ha inizio e Mark Landers si guarda intorno cercando compagni di gioco per la nuova disciplina sportiva a cui si è appena iscritto, cioè il tiro alla quaglia. Avanti! A ogni modo, Holly resiste alla botta e riesce a passare la palla a Tom, il quale allunga proprio per lui. Che non per dire, pur supponendo che il tiro l'abbia preso allo stomaco e non ai testicoli, in questo momento non dovrebbe avere tutto sto fiato per scattare. Vabbè. La manovra sembra sorprendere tutti, così che Holly riesce in pochi attimi, da che era a centrocampo ricordiamo, a trovarsi davanti alla porta e tirare quasi di prima. Nonostante il tiro fosse diretto nell'angolino alto della porta, il nuovo arrivato Ed Warner, che nel frattempo si è tolto i guanti di lattice neri per indossare finalmente dei veri guanti da portiere, la blocca con sicurezza. Che bravo, ha stoffa da vendere. Notiamo dalle esclamazioni di sorpresa dell'allenatore della Muppet, quel ragazzo non finirà mai di stupirmi, che lo aveva schierato in squadra durante la finale senza manco sapere se fosse abile o meno. Ma visti i trascorsi di tizio, la cosa non mi stupisce neanche tanto. Ma a questo punto al cartone pare il momento giusto di introdurre un lungo flashback sulle origini di questo neo introdotto portiere. Un bel giorno, mentre Mark Landers si allenava a tirare palloni in giro a casaccio, Ed passeggiava per i fatti suoi sull'orlo di un dirupo. Quando casualmente uno dei palloni calciati da Mark si diresse proprio verso la faccia di Ed, quest'ultimo, per ripararsi, decise di tirare al pallone quello che in gergo tecnico si chiama pacchero a mano smersa. La cosa fece un'ottima impressione su Mark e sul suo allenatore, che decisero quindi di farlo entrare in squadra. Capiamo dunque a questo punto l'origine dell'usanza di Ed di presentarsi agli sconosciuti tirando pallonate in faccia. In fondo è così che lui e Mark si sono conosciuti. Ma andiamo avanti. A quanto ci racconta il signor Kira, l'allenatore della Muppet, è stato cresciuto in un dojo di karate. Qualunque cosa voglia dire. E la cosa apparentemente costituiva un problema. Per favore, Ed è molto dotato. Deve credermi. Deve probabilmente averlo guardato mentre si faceva la doccia per esserne così sicuro. Lui diventerà un portiere di fama internazionale. Ah, ok, allora avevo capito male io. Ora basta. Ed prenderà presto il mio posto nel dojo di famiglia. Presto il mio posto? Oh, se tutto va bene, c'ha 12 anni sto tizio, non dovrebbe quantomeno diventare prima maggiorenne. Ma ogni modo a Ed pare sia stato vietato dalla famiglia di giocare a calcio. Se non che... Ma a questo punto riprendiamo a vedere cosa sta succedendo in campo, con Danny Mello incaricato di far ripartire l'azione della Muppet. Palla passata a Mark, che da una distanza non meglio identificata prova il tiro, senza riuscire però a superare Benji. Che c'è Mark, ti era abituato con Alan Kroger e la cosa adesso ti mette un po' in difficoltà? Vediamo in ogni caso che il capitano della Muppet non si perde d'animo e ci prova ancora. Scusate, ma non c'era una posizione un attimino più comoda per tirare? Cioè, che poi ha fatto tutto lui, la palla ce l'aveva tra i piedi, ha volontariamente deciso di ruotare il corpo in orizzontale e fare una spaccata all'impiedi. Poi, ma non riuscirai mai a farmi gol da quella distanza!
che poi manco a dire che lo sta impegnando su tutte parate che fa semplicemente saltando, non ha manco bisogno di tuffarsi. Dannazione! Ma gli hai praticamente tirato in mano! Cioè, per segnare devi cercare almeno di tirare angolato! Vabbè, vediamo a questo punto che la partita si trasforma in una sfida 1v1 tra Mark e Benji, con nessuno che manco prova a fare alcunché per aiutare l'uno o l'altro. Mamma mia, ma quanto sono scarse le difese in sto cartone. Che strano, oggi Mark ha qualcosa che non va. Sarà probabilmente il fatto che corre inclinato a destra di almeno 15 gradi. Ci sono grandi spazi davanti a lui, eppure non fa altro che tirare da lontano. Che gli succede? E su questo lecito interrogativo di Danny Mello si chiude questo episodio dei commenti brutti a Holly e Benji Forever. Signori, io come al solito vi ringrazio per essere stati con me fino a qui, spero che vi abbia fatto piacere che questa serie sia ricominciata, e vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione tutti i link per il nostro canale Twitch, dove stiamo facendo almeno un paio di live a settimana, il nostro server Discord, dove trovate tutte le informazioni in merito a orari, giorni e giochi delle nostre live, e vi ricordo anche che trovate il link per il nostro store ufficiale, dove acquistare merchandise a tema Legione Leonina. Nel ringraziare tutti quanti quelli che in questo periodo si stanno abbonando su Twitch e stanno facendo donazioni, io vi do appuntamento a settimana prossima per un nuovo episodio di questa rubrica e anche, perché no, sul nostro canale Twitch. Alla prossima, ragazzi!